consiglieri si vogliono accomodare così iniziamo l'assemblea. Risi Marcello, Bianco Mirella, Presta Alessandro, Dell'Angelo Custode Cesare, Rosario Pietro Paolo, Calabrese Salvatore, Orlando Sergio, Iene Antonio, Luci Rocco Antonio, Piccione Daniele, Capotio Alonso, Gavallo Gianni, Cavallo Antonio, Mellone Giuseppe, Maccagnano Paolo, Mi Tommaso, Vaglio Sergio, Frassanito Andrea, Coppola Maria Antonietta, Bruno Maria Rosaria, De Pascalis Donato Giancarlo, sono 20 presenti, in piedi per l'inno. Come disposto dall'articolo 64
del testo unico del DL 267/2000 e da apposite dichiarazioni presentate contestualmente alle dimissioni dalla carica di consigliere in altri risultati predetti hanno optato per la carica di assessore comunale, che pertanto ai sensi dell'articolo 64,2 della 267/2000 al posto dei subindicati consiglieri commissionari subentrarono i primi non eletti nelle rispettive liste di appartenenza. Che i primi non eletti risultano il signor Daniele Parisi, Nardone Parisi, Vetrane Mariella Partecipa, Antonanzo Salvatore UTC, Personè Francesco Paolo UTC. Immediatamente scusate consiglieri c'è la presentato immediatamente secondo ai sensi dell'articolo 134 con una proposta del DL 267/2000 essendo presenti in aula per il pubblico il signor Parisi Daniele, Vetrane Mariella, Antonanzo Salvatore, Personè Francesco Paolo vengono invitati dal Presidente ad assumere la carica da consigliere. Allora si passa al secondo punto dell'ordine del giorno. Elezioni del Presidente del Consiglio Comunale e dei due vicepresidenti. Allora, è stato votato con 16 voti dal Presidente il 9 Bianchi e 16 voti il signor Bruno. Prego, Presidente Antonio. Presidente, prego. Spirito di servizio assoluto, anche perché in quest'aula sono molti i
consiglieri comunali hanno dimostrato di avere caratteristiche politiche ed istituzionali appropriate per scoprire questo problema. Ringrazio il sindaco e i consiglieri che mi hanno espresso la loro fiducia e con pari sincerità quelli che non l'hanno fatto, per ovvi e più che naturali motivi di natura politica. Una chiara manifestazione di stima che oltre a lusingarmi mi sprono maggiore impegno assiduo proprio per onorare le attese che la cittadinanza ha risposto in me. Al sindaco e mie più sincere congratulazioni, i migliori auguri per lo svolgimento del suo mandato. Alla giunta e colleghi consiglieri comunali i miei complimenti per la loro elezione in questa assemblea e l'auguro di un buon lavoro. Ai cittadini che mi hanno votato e supportato in questa campagna elettorale, per il mio personale ringraziamento. Approfitto di questo momento per salutare il mio predecessore, l'assessore Facetti, unitamente a coloro che prima di lui hanno ricoperto questo alto incarico. Consentitemi di rivolgere un saluto particolare ai consiglieri Bruno e De Pascalis, già candidati sindaco nell'ultima tornata elettorale, il cui buono sarà prezioso in questo consesso. Saluto il segretario generale, i dirigenti e tutto il personale dipendente del Comune. Voglio poi rivolgere un sentito e sincero saluto al nostro vescovo, Monsignor Domenico Pagnano, e a tutti i parroci della Chiesa Nerentina, al commissario di pubblica sicurezza, al maresciallo dei carabinieri, al comandante dei vigili urbani ed attraverso loro desidero salutare tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, ringraziandoli per l'opera assidua che svolgono la difesa del nostro territorio e per l'affermazione sempre costante della legalità nella nostra città. Saluto i dirigenti scolastici del mondo della scuola di Nerentina, in considerazione dell'importante ruolo formativo svolto nella crescita dei nostri figli e la diffusione del sapere dei giovani di questa città, oltre che il luogo dove si formano i cittadini di domani. Un sincero saluto rivolgo poi a tutti gli organi di informazione che nel svelamento del proprio lavoro contribuiscono ad accrescere la preziosa opera di raccordo tra politica e cittadini. Un saluto desidero poi rivolgere alle tante associazioni presenti nella nostra città, siano esse culturali, sportive e ricreative, ma sempre portatrici di interessi collettivi e di una voglia di partecipazione già ampiamente sperimentata. Voglio poi indirizzare un caloroso saluto alle nostre concittadine e ai nostri concittadini sparsi in parte d'Italia, in particolare agli studenti universitari e ai nostri concittadini residenti all'estero, i quali sentono in un dato e forte il loro vincolo e legame con la nostra natura. Al ballottaggio io sono stato tra i più decisi sostenitori del sì, ma questo non sarà un ostacolo nella ricerca continua e costante di quell'equilibrio che la carica di Presidente ha il dovere di esercitare costantemente, consapevole di quanto sia rilevante e tutti, maggioranza e opposizione, forze politiche grandi e meno grandi, debbano avere gli stessi diritti e gli stessi doveri nella partecipazione democratica, con ruoli diversi naturalmente, ma non con minore senso di responsabilità e di civile convivenza. A nessuno di noi si può chiedere di rinunciare ad esprimere, anche con forza e talvolta persino con asprezza, le proprie idee e le proprie convinzioni, ma occorre sempre ricercare un comune terreno nel quale maggioranza e minoranza possono confrontarsi e dialogare, perché solo così le istituzioni possono progredire nell'interesse della comunità che amministra. Il mio impegno sarà improntato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri, sia quelli di minoranza che quelli di opposizione, garantendo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni. È mio serissimo auspicio e intendimento che questo Consiglio operi con rigore nel rispetto delle regole democratiche, della Costituzione, che deve essere la bussola del nostro agire, delle normative vigenti, dello Statuto, dei regolamenti e del confronto tra le parti. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato elettivo, ruolo importantissimo di indirizzo e di controllo. Ed in particolar modo rivolgo alle minoranze l'auspicio di poter costruire anche nella diversità dei ruoli e delle vedute un dialogo democratico e costruttivo improntato sui temi e sulle idee e laddove ritenuto opportuno anche un percorso condiviso di politica amministrativa. Spero e mi auguro di essere all'altezza del compito che ho di fronte e spero altresì che tutti voi vi sentiate garantiti alla mia persona. Sarò in ogni caso il Presidente di tutti. E attraverso questa imparzialità che intendo rilanciare il ruolo del Consiglio Comunale, organo deputato alla discussione delle problematiche cittadine, e mi adopererò senza risparmio di energia perché possa essere dato quanto più risalto possibile alle sedute del Consiglio Comunale, per riavvicinare la gente alla politica,
e per far comprendere che la politica dipende anche dalle persone che la fanno e in che modo la fanno. Occorre che il Consiglio Comunale sia sempre un luogo di crescita, politica certamente, ma anche culturale, e pertanto auspico fin da ora che ci possano essere mozioni, ordini del giorno, discussioni e dibattiti circa 20 di spessore, utili nella formazione umana e culturale, non solo di ciascun consigliere comunale, ma anche e soprattutto di ogni cittadino. Il funzionamento di un'assemblea elettiva, nell'attuale ripartizione dei poteri che la distinguono dall'esecutivo, non dovrà essere luogo residuale delle scelte che riguardano il futuro di Nardò e degli eredi. E proprio tenendo ben presenti questi principi, mi adopererò da subito, utilizzando le risorse e le competenze della macchina comunale, per agevolare e rendere efficace il lavoro del Consiglio, mettendo ogni consigliere in grado di dare al meglio il proprio contributo. In questa prima seduta non voglio indicare obiettivi programmatici per far funzionare in maniera più dinamica il Consiglio Comunale. Credo però che a nessuno di noi sfugga il ruolo preminente che debbano svolgere le commissioni consigliari, sedi nelle quali potrà esaltarsi appieno il ruolo di ciascun consigliere comunale, in un confronto democratico che porterà alla predisposizione degli atti che saranno poi posti all'attenzione e alla determinazione di questa assemblea. Colleghi consiglieri, dobbiamo riuscire tutti assieme a forgiare il carattere del Consiglio Comunale sull'impronta dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza, perché laddove si inceppasse questo importante organo direttamente rappresentativo della volontà dei cittadini, si scaverebbe un solco profondo tra politica e società. A voi tutti, colleghi consiglieri, in particolar modo a chi oggi siede per la prima volta in quest'Aula, un sincero augurio di un proficuo lavoro, non senza aver infine rammentato a ciascuno di noi, a me per primo, che il prestigio e la dignità di questa Assemblea sono interamente affidate alle nostre sensibilità e ai nostri comportamenti. Vi ringrazio per l'attenzione con cui mi avete ascoltato, ancora buon lavoro a tutti. Cesare dell'Angelo Custode con voti 9. Prego i due vicepresidenti. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, giuramento del sindaco. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Prendiamo atto quindi di delibera di dare atto che il sindaco Marcello Risi, nato in Arcore il 3/9/66, ha pronunciato dinanzi al Consiglio Comunale la seguente formula di giuramento. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Punto all'ordine del giorno, comunicazione e nomi a componenti giunta comunale. Sentito il sindaco eletto, il signor Marcello Risi, il quale la lettura del seguente elenco dei componenti della giunta. Prego sindaco. Presidente, illustri consiglieri, do lettura dei componenti della giunta municipale da me nominata. Carlo Falangoni, che è nato a Nardò il 9 maggio del 1963 alla delega di vice sindaco e le deleghe a cultura, scuola, musei e biblioteche e rapporti con il Consiglio Comunale. Maurizio Leonzi, nato a Nardò il 23 luglio del 1957, assessore con deleghe a programmazione e gestione del territorio, edilizia privata, politiche delle periferie e progetti di rigenerazione urbana, turismo, valorizzazione del centro storico.
Giuseppe Fracella, nato a Nardoni 18 agosto del 1961, assessore con deleghe all'assistenza sociale, alle politiche per la famiglia, alle politiche abitative e di edilizia pubblica, alle politiche per anziani, per l'inclusione, 5 piani, ai rapporti con il volontariato, al randagismo, al piano sociale di zona e alla protezione civile. Flavio Maggio, nato a Nardò il 2 novembre del 1965, assessore con deleghe alle politiche per l'ambiente, alle politiche per l'energia, alla qualità dell'aria, parchi e aree marine, demani, servizi ecologici, politiche comunitarie e sport. Vincenzo Renna, nato a Nardò l'8 giugno del 1970, assessore con deleghe ai lavori pubblici, alle infrastrutture, alla manutenzione del patrimonio, alla manutenzione stradale e all'illuminazione pubblica, alla manutenzione del cimitero, al verde pubblico, alle politiche dell'immigrazione e alla verifica dell'attuazione del programma. Francesca Mucci, nata a Nardò il 25 maggio del 1973, assessore con delega allo spettacolo, alla comunicazione, al marketing territoriale. Giancarlo Marinacci, nato a Nardò il 4 ottobre del 1974, assessore con delega allo sviluppo economico, al commercio, all'industria, all'artigianato, fiere e mercati, politiche attive del lavoro, formazione professionale, agricoltura, sportello unico per le imprese, polizia locale, piano del traffico e dei parcheggi. Io ringrazio i componenti della giunta, ringrazio i 7 assessori che hanno accettato di essere nominati nell'ambito dell'esecutivo, la maggior parte di loro anche rinunciando alla carica di consigliere comunale. Comunico al Presidente del Consiglio e al Consiglio Comunale, che del resto è evidente dall'ordine del giorno di questo Consiglio, le linee programmatiche di mandato saranno svolte in un Consiglio Comunale successivo. Conoscete il tenore del regolamento dello Statuto che prevede un termine di 120 giorni dalla programmazione. Quindi limito il mio intervento all'auspicio che il Consiglio Comunale svolga un forte ruolo politico e amministrativo nei 5 anni di lavoro che ci attendono. Io ritengo, credo con molti di voi, che ci attenda un lavoro abbastanza lungo. Abbiamo registrato nel corso della campagna elettorale, non soltanto da parte mia, ma ritengo da parte di tutti gli schieramenti che si sono confrontati, la necessità di dare una svolta alla città e di far ripartire la nostra città rilanciandola da più punti di vista. E io credo che questo sia il dato che più conforta la nostra città in questa fase, e cioè proprio che tutte le forze politiche, anche con valutazioni diverse, magari su alcune questioni, ci confronteremo, ci distingueremo, hanno comunque come obiettivo principale quello del rilancio della vita politica, amministrativa, sociale ed economica della città di Nardò. E questo, mi limito a questa battuta, rinviando alle linee programmatiche di mandato l'approfondimento dei temi che ci riguardano, è l'obiettivo che come sindaco intendo perseguire. L'obiettivo principale, l'obiettivo più importante, al di là di quelle che saranno le connotazioni politiche di schieramento che caratterizzeranno il nostro impegno, l'impegno mio, quello degli assessori, quello della mia maggioranza, è quello di far sì che la nostra Nardò sia nei prossimi anni una città giusta, una città più ricca, una città più prospera, una città più solidale e una città più bella. Se questi obiettivi saranno raggiunti, io ritengo di aver svolto almeno in parte il compito che i cittadini hanno affidato a me, che i cittadini hanno affidato alla maggioranza che è uscita fuori da loro. Sono convinto che questi principi non appartengano soltanto alla maggioranza. Sono convinto perché la campagna elettorale, che in maniera appassionata ho svolto
mi ha fatto percepire quello che è il rumore della città al di là delle appartenenze. E quindi ripeto, pur consapevole che su diverse questioni ci sarà confronto e talora anche divisione, forse qualche volta anche contrapposizione, ritengo che i cittadini possano confidare su un'amministrazione comunale all'altezza delle sfide che questa città si aspetta e che i cittadini si aspettano. Questo credo di poterlo garantire fin da ora alla città. Penso di poterlo garantire fin da ora. Io credo di poter dire ai nostri concittadini che possono stare tranquilli, perché sono nelle mani di un'amministrazione comunale capace, indipendentemente dalle mie qualità. Indipendentemente dalle mie qualità. Questo può consentire a questo Consiglio Comunale e alla Giunta di svolgere un lavoro importante, un lavoro che darà risultati, un lavoro che darà soddisfazione alla nostra comunità. Io, per quello che mi riguarda, io ho concluso questo breve intervento, se ci sarà necessità chiederò di aggiungere in sede di replica altre considerazioni. Cercherò di svolgere il mio lavoro, oltre che con passione, anche facendo dei sacrifici. Quando sarò chiamato a svolgere dei sacrifici fisici, personali, legati alla mia vita economica, alle mie relazioni, anche personali, io lo farò, essendo stato eletto sindaco. Sono consapevole di dover fare dei sacrifici sotto diversi profili. Questo mi toccherà qualche volta anche a chiedere dei sacrifici, perché la sfida che abbiamo davanti è una sfida per la quale coloro che ricoprono cariche politiche devono fare sacrifici, anche perché i cittadini che vivono, molti di loro in difficoltà inedite, per quella che è la storia sociale della nostra città, si aspettano che una classe politica sappia, oltre che ben governare e compiere atti politici importanti, anche fare quando occorre dei sacrifici e dare l'esempio di qualche sacrificio. Io mi sforzerò di farli quando riterrò che è il momento di farli e cercherò di trovare la forza di chiederli, a cominciare dagli assessori e a cominciare dai consiglieri comunali che mi sostengono, quando riterrò che è il momento di chiederli. Perché dando l'esempio alla nostra città, che quello che prima di tutto ci spinge è lo spirito di servizio e l'amore verso la nostra comunità, compiamo il primo passo per il quale i cittadini ci hanno dato.